Siamo qui con Emanuele Tanzilli, candidato sindaco per Casoria. Buonasera. Allora, ti abbiamo intervistato come direttore di Libero Pensiero News, adesso sei candidato sindaco. Ci puoi dire il perché di questa scelta? Sì, hai ragione, insomma, sono stato parzialmente profetico già qualche settimana fa, quando parlavamo della necessità di un cambiamento che mettesse in campo qualcosa di diverso. Io come persona di sinistra mi sono ritrovato all'interno di un discorso, di un ragionamento complessivo che ci portasse nei confronti delle prossime amministrative, con un progetto da mettere in campo anche noi, perché chiaramente mentre qui c'è chi si arroga i titoli di coalizione centro-sinistra, la verità è che a Casoria purtroppo manca una vera rappresentanza della sinistra da un punto di vista politico. Quindi al termine di un ragionamento che comunque si è protratto nel tempo, abbiamo fatto questa scelta di presentarci con una lista civica, ma comunque ispirata ai valori della sinistra, e Quali sono le che liste che ti sostengono? soltanto una, si chiama Casoria in Comune, e si rifà ai progetti che già altrove in tutta Italia, per esempio a Napoli, anche a Castellammare di Stabia, ma in altre città dell'Italia, la sinistra unita sta mettendo in campo. Noi correremo da soli, quindi con la nostra lista che è Casoria in Comune, e cercheremo di rappresentare al meglio la sinistra a Casoria. Allora, di recente abbiamo fatto anche interviste ai candidati sindaco Fuccio e Santillo. Cosa ne pensi sulle polemiche che sono sorte tra questi due candidati? Se ne parla molto in città ultimamente. Purtroppo questo è un vecchio vizio di noi a Casoria, pensiamo molto a fare le polemiche perché poi vogliamo nascondere la mancanza di contenuti. Io preferirei che evitassero di nascondersi dietro foglie di fico, accusandosi a vicenda di cose che poi alla fine sono sotto gli occhi di tutti. Preferirei che ci si confrontasse alla luce del sole sulle tematiche che interessano i casoriani. Perché è facile fare un gioco strumentale lanciandosi strali a vicenda e poi dimenticandosi che noi stiamo andando ad offrire un programma per i cittadini di Casoria. Non siamo in un talk show, noi dobbiamo parlare di politica, quindi vorrei anche insomma sentire qualcosa di diverso da parte loro, visto che si candidano ad Definisci un talk show queste essere. polemiche, quindi. Ma sì, ma è chiaro, si capisce che l'intento è quello. Sono due persone che chiaramente stimo e sono ben scavate negli ambienti politici, quindi sanno benissimo In cosa che senso fanno. scavate degli ambienti Beh, politici? hanno un'esperienza pluriennale, glielo riconosco, per quanto per esempio di Santillo si può dire che magari non è molto radicato sul territorio di Casoria, non è che abbia vissuto molto questa città, però tant'è Sono sorte delle vero polemiche che ultimamente. Cosa ne pensi? Io penso che, ti ripeto, per me le polemiche sono fine a se stesse. Io preferirei da parte loro, ma comunque in generale, che si parlasse di ciò che sta a cuore ai casoriani. Io mi scoccio di vedere, di sentire queste cose che sono soltanto, cioè, poi alla fine scenette per tirare acqua al proprio mulino. E poi magari dobbiamo dire che non sappiamo nemmeno il nome di una piazza, insomma, là di che cosa stiamo A cosa ti parlando. riferisci? Vabbè, nel particolare insomma alla recente intervista di Santillo, però ti posso assicurare, questo è un leitmotiv che va avanti, ogni lezione si ripete identico. E per quanto riguarda le accuse di Fuccio alle coalizioni di Santillo, che paventa addirittura un accordo tra l'ex senatore Trapolese Nespoli e Casillo, tu cosa ne pensi? Allora, partendo dal presupposto che qui abbiamo stavolta uno scenario che non è esattamente simile a quello che avevamo 5 anni fa, stavolta i giochi sono molto più duri e quindi io Qual è la so differenza tra adesso e 5 anni fa? che nel frattempo lo scenario politico ma anche sociale si è andato logorando e di conseguenza anche in termini di consenso
i cittadini si sono allontanati, qualcuno ha visto scemare il proprio potere. Tant'è vero che ci sono anche degli assenti illustri, no, in questa competizione. Penso a Stefano Ferrara, che doveva rappresentare Aresta e poi alla fine ha fatto dietro front, non presentandosi, è andato addirittura indirettamente a sostenere la coalizione di Fuccio. Per cui io non mi stupirei se qui si ricorresse veramente ad ogni mezzo possibile pur di spuntarla alla fine. Però vedi, è una battaglia elettorale fine a se stessa, io lo ripeto, preferirei che si mettessero in campo contenuti seri e concreti, piuttosto che parlare di chi c'è alle spalle, di chi viene manovrato da chi, di chi è l'ombra di chi. Pare che qua ci stiamo dimenticando che in gioco c'è il destino di Casoria. Definisci sterili queste polemiche? Sì, sterili, inutili e non giovano assolutamente alla nostra città. Quindi bisognerebbe concentrarsi sui contenuti della città piuttosto che su queste polemiche tra i candidati, secondo te? Sto ancora aspettando di vedere, di leggere, di ascoltare qualche proposta concreta, perché va al di là delle solite cose che si dicono quasi per abitudine. Io purtroppo, le tematiche ambientali, il lavoro, lo sviluppo, la disoccupazione, l'edilizia scolastica, sono cose bellissime, per carità, però le persone che si accreditano come futuri sindaci di Casoria, mi aspettavo qualcosa di più sinceramente, a livello contenutistico. Cioè delle proposte praticamente? Sì, proposte concrete e fattive per dire in che modo intendono gestire una città che è sull'orlo del fallimento, in che modo intendono fronteggiare la microcriminalità dilagante, in che modo intendono strutturare progetti di sviluppo per dare un po' di ossigeno a questa disoccupazione elevatissima, soprattutto giovanile, in che modo intendono contrastare la dispersione scolastica, in che modo intendono arginare il fenomeno della camorra. Personalmente io preferisco questo tipo di discorsi e non gli attacchi, le beghe. Ad persona, diciamo. Sì. Allora, sulla tua pagina di Facebook è scritto: può esistere un buon politico che non sia anche una brava persona? Alludi a qualcuno o qualcosa in particolare? Perché ti aspettavi anche le risposte delle persone che prontamente sono venute, insomma. È molto arguta questa osservazione. Io tendo comunque sempre a proiettare i miei ragionamenti su un livello anche generale, perché poi non mi piace fare il provinciale che guarda solo al proprio territorio. Io in quella frase in particolare, ecco, in maniera anche un po' polemica, intendevo proprio dire che la questione morale deve essere centrale nella politica, nell'azione politica. Penso che non si possa prescindere da determinati valori di etica e di moralità quando si va ad amministrare una città. Per cui dopo 20 anni di amministrazioni che nel tempo si sono succedute e che sono state sciolte per infiltrazioni camorristiche, sono state fatte cadere dalla maggioranza, dopo diciamo una sequenza ininterrotta di amministrazioni finite con il commissariamento, penso che la questione morale debba necessariamente tornare ad essere prioritaria nello scenario politico casoriano. Quindi non è stata per un bel po' di tempo, tu sei sfiduciato da questa politica, pensi che la gente sia sfiduciata da questa politica? E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cioè al di là degli scioglimenti, basta farsi un giro per Casoria. Adesso io non so se gli altri candidati, oltre a farsi le puntate nelle sale piene di gente, si sono anche fatti un giro per le strade per verificare effettivamente qual è la necessità della popolazione. Ma io, che vado anche sotto la pioggia girando pur di parlare con i casoriani, io lo vivo tutti i giorni e qui c'è scoramento, qui c'è sfiducia, qui la gente non vuole più sentir parlare di politica, perché oramai inevitabilmente, istintivamente l'associa ad un modo di fare criminale, delinquenziale, clientelare e opportunistico. E questo è il risultato di gestioni che hanno poi portato questo sentimento diffuso. Allora io mi chiedo, in che modo, anche sotto nomi diversi, ma le persone che per 20 e anche oltre, per 20 anni,
hanno prodotto questo scempio sul territorio, adesso vorrebbero rifarsi una virginità politica per diventare insomma di nuovo i salvatori della patria. E a chi ti riferisci in particolare? A tutti, Daniela, a tutti, perché alla fine gira che ti rigira, l'abbiamo visto, insomma, i nomi, i partiti e i poteri che girano dietro a queste grandi coalizioni, che mi si è permessa una piccola parentesi polemica, si definiscono di centrosinistra, ma in realtà non sono assolutamente di centrosinistra. A chi ti riferisci? Alle grandi coalizioni di Fucci e di Santillo, si definiscono entrambi di centrosinistra, fanno a gara a prendersi questo titolo, ma io direi pensassero un attimino a concentrarsi sui programmi piuttosto che sulle definizioni, anche perché nei fatti rassomigliano molto molto di più a quel laboratorio politico, se ricordi, che caratterizzò invece le elezioni di Carfora 5 anni fa. Sì. Ecco, che prendeva e pescava un po' da ambo i lati. Mm-hmm. E che poi è finita come sappiamo, quindi insomma con la sfiducia. Eh sì, è inutile sbacciarsi per un modello nuovo quando in realtà poi alla fine stanno riproponendo un modello che è identico a quello di 5 anni fa. Quindi io mi chiedo come possano aspettarsi che i risultati siano differenti. Come ci si può distaccare quindi dalla vecchia politica secondo te? Allora, la risposta è chiaramente il mio progetto, è Casoria in Comune. Questa è una lista che nasce dal basso, veramente, e che è composta da cittadini comuni, con problemi comuni, quindi il termine non è casuale. Noi nella nostra lista abbiamo persone che non sono mai state diciamo impegnate in ruoli amministrativi, ma non sono neppure mai state candidate prima d'ora. E questo è stato un disegno ben preciso, perché soltanto chi vive quotidianamente sulla propria pelle i disagi che questa città comporta può capire effettivamente di cosa c'è bisogno nel momento in cui si va ad amministrare. Nella nostra lista potrai trovare studenti, professori, casalinghe, precari, pendolari, esodati, insomma. Noi abbiamo raccolto insieme alla società civile una rappresentanza che potesse essere veramente specchio della nostra società attuale e non il risultato di logiche di spartizione per cui insomma, bisognava preservare determinati equilibri. Tanto è vero che abbiamo scelto fin da subito in modo netto e chiaro di rifiutare qualsiasi possibile alleanza. Fin da subito la nostra strada è stata ben chiara, concorrere da soli come alternativa di sinistra, con un progetto dal basso, con una lista civica che rispecchiasse effettivamente i valori della società casoriana attuale. Chiaro e semplice, insomma. Penso che meglio di così non potevamo fare. Siamo consapevoli che, soprattutto in questo contesto, le nostre forze magari sono esigue rispetto a quelle degli altri, però siamo anche convinti di aver intrapreso un percorso che è quello giusto per, ecco, riallacciandomi al discorso che facevi tu, per ritrovare quella connessione tra il popolo e la politica, quel senso di fiducia che soltanto intessendo i due aspetti e portandoli a riavvicinarsi fra di loro può comportare. Allora, in ultimo, Emanuele, volevo chiederti quali sono i temi salienti della tua campagna elettorale? Noi intendiamo innanzitutto portare una bella ventata di moralità a questa città, come ti dicevo anche prima, sulla base delle esperienze che abbiamo raccolto, che non nascono ora per fini elettorali, ma che sono il frutto di anni ed anni di attivismo sul territorio, ci siamo strutturati determinati punti su cui intervenire fin da subito, in maniera chiara e precisa. Allora, la nostra prima mossa sarà quella di sperimentare, come si sta facendo già a Napoli, un reddito di cittadinanza per i nuclei familiari privi di sostentamento economico e con figli a carico. Una misura sperimentale che dovrebbe aggirarsi nell'ordine dei 700 euro mensili, che dovrebbero essere recuperati attraverso la riduzione di sprechi come le esternalità, le competenze esterne e i fitti passivi. È una misura sperimentale, intendiamo però implementarla per poi vedere se eventualmente estenderla. Inoltre ci prefissiamo un piano per il verde urbano, che questa città manca perché non c'è una cultura del verde, un piano di mobilità che noi per legge saremmo un attimo costretti ad avere, perché siamo una città che supera i 50.000 abitanti e che invece non abbiamo mai avuto, con i risultati che insomma
potete cosa vedere. Prevede questo piano di mobilità? Il piano per la mobilità dovrebbe essere in grado di strutturare e gestire aspetti come la viabilità su tutto il territorio, andando ad integrarsi con il sistema dei trasporti pubblici che purtroppo, ahimè, io che sono pendolare conosco bene, attualmente sono completamente mancanti. È stato fatto, io lo ammetto, un primo passo avanti introducendo il servizio di trasporti infracittadino, però mancano i collegamenti con il capoluogo e chi prende i pullman e chi prende i treni ogni mattina per andare a studiare e a lavorare lo sa bene, per cui è necessario interfacciarsi con la regione Campania. A quel punto io mi chiedo perché i nostri due cari concittadini che siedono nell'attuale consiglio regionale finora hanno fatto tanti bei programmi ma non si sono minimamente interessati di intraprendere un percorso, anche solo un discorso del genere. Noi teniamo a farlo fin da subito perché i nostri pendolari hanno il diritto di poter andare a recarsi nei luoghi di studio e di lavoro senza vivere dei drammi quotidiani. Inoltre intendiamo istituire fin da subito un osservatorio ambientale per avere ben chiara la situazione delle aree dismesse che sistematicamente in ogni campagna elettorale vengono riportate in auge e per progetti che per lo più sono a favore dei palazzinari. Noi no, noi diciamo basta al cemento, noi vogliamo un quadro chiaro e preciso delle aree dismesse per verificare la effettiva condizione in cui versano e successivamente anche ipotizzare dei programmi che li portino a diventare poli di sviluppo economico, ma non attraverso il cemento. Questa città non ha bisogno di cemento, anzi il contrario, ha bisogno di polmoni verdi, ha bisogno di innovazione tecnologica. È tutto un discorso chiaramente ampio che si va ad innestare in una visione della città, una visione che finora è mancata. C'è sempre stata una totale approssimazione. Inoltre, per chiudere, intendiamo istituire un osservatorio per la legalità e la trasparenza sull'operato dei nostri amministratori, oltre ad uno sportello anti-racket ed anti-usura e un sistema di videosorveglianza per contrastare i fenomeni di microcriminalità. Di cui se ne parla tanto. Se ne parla tanto, c'erano anche già dei progetti che dovevano essere avviati, ma chiaramente non se ne è mai fatto nulla. Quando? Durante la precedente amministrazione, l'Arfora. Noi sinceramente ci vantiamo di essere città di santi e di beati, però la verità è che purtroppo noi siamo una città di vittime innocenti e questa storia deve finire, perché la camorra deve sloggiare da questa città. Ringraziamo Emanuele Tanzilli, da Rantv è tutto, buona serata. Grazie.